Ciao ragazzi, siamo qui per un nuovo unboxing. No Luca, quello lì mi dispiace, non puoi. Oggi. Allora, seriamente, questo lo vedete, cioè, guarda che persone tristi ci sono in copertina e guarda che fighi che sono quelli miei. Ma là ci sono dadi. Ce ne sono 6 dadi tra l'altro. Vabbè, ok, ci ho provato ragazzi, io ci provo sempre, sono... Parliamo di Prodigal's Club. Allora, la casa editrice è quella di True Age, giusto? Esattamente, quella cieca. CG. Cioè, e secondo me sarà tipo Check Game Edition. Esatto, quindi si può anche presto riconoscere. Famosissime CG. E gioco come da titolo The Prodigal's Club, che troverete anche in fiera a Modena da Play, quindi prossimamente sotto l'editore che è Cranio, che la porterà in Italia. Ah, quelli della Cranio, quelli di Steam Pack. Esattamente. Ok, beh, quindi apriamo, facciamo il nostro bellissimo unboxing. Partiamo. Però volevo far vedere una cosa, che cosa dietro è? C'è la un'altra scatola. Cos'è? Sì, allora, per chi aveva giocato, si ricorda, questa è Last Will. Il gioco praticamente può essere combinato con questo. Quindi potete giocare a questo gioco combinato a Last Will. Quindi se avete le due scatole potete unirle. Se così cos'è la Swill direi figata, però vabbè. È un gioco dove devi sperperare l'eredità ottenuta da un tuo ricco parente. Cioè dai, crack. Non la droga. Il gioco degli anni 80 dove avevi i soldi. Ma questo è più divertente. Vabbè, apriamo la scatola. Apriamo perché altrimenti... Bene, i ciechi come sappiamo sono bravissimi in ballare. È più slovacco. Sono prodotto in Slovacchia. Chiediamo scusa a tutti gli slovacchi che ci seguono. Va bene, allora. Che sono tantissimi. L'altra zona c'è scritto una giapponese. Esattamente. Gli slovacchi. Gli slovacchi? Come si chiamano gli abitanti della Slovacchia? Slovacchi? Slovacchi, ma stiamo parlando di Prodigal's Club. Allora, andiamo avanti, che è meglio. Ok, abbiamo tolto. Che sono ciechi, vabbè. Vabbè, cieco slovacco, ma si può. Ok, gioco bene. Da 2 a 5 giocatori. Sì. Da 14 anni in su, dai 40 a 90 minuti, che saranno di più. No, allora, se è come Last Will, ci siamo. Ah, ok, potrebbe essere abbastanza veritiero. Sì. Beh, sì. Allora. Ho peso nella rovertina. Sì, peso nella rovertina. Oh, pubblicità! La nostra cosa preferita. Qui c'è il catalogo della CG, appunto parlavamo di True Days, che qua non c'è ovviamente, ma c'è Tolkien, sempre prodotto anche in Italia dal Cranio, la bellissima la saga di Dungeon, bellissima. Dungeon il pet. Quanto interessante. Come fa lui la pubblicità, non la fa nessuno. Vabbè, ma è importante, questi qua si è sprecati per mettere, giusto da valorizzarlo. Se no, volete... Ma tu anche un Fantasy Flight, solo passava un'ora? Sì, ma veramente? E se no c'è anche il Galaxy Tracker versione iPad. Okay, basta. Vuoi anche dire che se vogliono comprare lo Spillbox... Se volete comprare lo Spillbox e via. Okay, partiamo finalmente. Oh, iniziamo con il manuale col QR, perché... cos'è? Perché c'è il QR sul manuale? Lo scopriremo soltanto QR-lando. Non è così, se devi entrare nel sito, lì scrivi UCG è quello che è, ma fai semplicemente la foto. Ok, quindi sono molto pratici. Cioè, guardate il manuale, lì ci sono ottime illustrazioni, mi pare, e anche delle spiegazioni illustrate con frecce che aiuta molto noi. Sì, il gioco, se è nello stile di Last Will, non è così complicato. Cioè, è un gioco... medio livello, quindi non è che abbia regole tremende, almeno se non l'hanno complicato tantissimo. Sì, ma vale. Allora, beh, diamo anche con qui che referenza dietro, molto sempre cosa utile. Ma schermo, allora, tre schermi, che in realtà sono i pezzi del tabellone. Quattro schermi, pezzi sono fustelle. Sono fustelle, finti schermi ma fustelle. Allora, intanto diciamo due robe per gli schermi, beh, li metto qui, non so quanto... Plancia, schermi e roba da dirci, ok. Questa è la plancia che... Allora, da quel che mi ricordo, su questo gioco bisogna rovinarsi cercando di perdere le elezioni, mandare a quel paese i vari nobili e fare qualcos'altro di brutto. Cioè, fare le peggiori cose che di solito una persona deve fare per perdere. Questo Hyde Park, sovrano, sono due facciate, sarà per il numero di giocatori. Sì, è probabile, da qualche parte sarà indicato, ma non... No, ovviamente noi siamo celebrolesi, non lo vediamo. Ok, questo qui invece è l'altra plancia, che esatto. C'è un ballo in maschera, no, un ballo, un ricevimento, ecco. Poi ci ricordiamo chi c'è, chi sono famosi per fare le fustelle auto del fustellante. Sì, esatto. Sono meravigliosi, guarda. È bellissimo perché... E qui vedi, perché è famoso appendiabiti da fustelle, come... Il gioco non lo rompe, per favore. Di chi è il gioco? Addio, 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 addio,
Sì, questo pare che sono tipo draghetto, questo non lo mangiato. Sì, va bene. Si stanno. Ok. Vabbè, si stacca una fustella, questo qui vedete c'è del denaro sopra raffigurato. E un uovo dietro, cosa, scusami? Dietro, dietro è niente di importante, però graficamente ha il suo stile. Che... Sì, è lo stile che è lo stesso anche di Last Will, quindi. Quindi è aggiornato come comunque la grafica. Sì, 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 sì. Ok, questo qui sempre aggiungere alle plance, questo si assegna punti, segna risorse qualcosa, penso. Sì, questo dove si mettono le carte. Uh-huh. Queste sono qua. Queste sono tile che appunto ne è caduta una, ne manca una, eccola qua, questa va. E un cane. Un cane, un gatto, altro fustella con punteggi, stili, terra mistica, questa è proprio terra mistica, mi ricordo. Sai che ci sono sì, secondo me deve essere molto simile. Probabilmente sì, come saranno vari tracciati. E adesso... Qui abbiamo le famose... Esatto. Beh, ha un suo stile però, veramente ha un suo stile. Non dovete neanche fare lo sforzo di... Esatto, cioè voglio dire, di questi tempi che tutti chiedono fatica per fare le cose, qui ti auto dei fustelli. Vabbè, queste fustelle che sono anche utili per... fare il master, sono doppia faccia e servono per nascondere le cose zozze. No, non servono assolutamente. Cosa servono, scusa? Sono le planche dei giocatori, ci metterai la roba dietro. E quindi tieni nascosta. No, attenzione, dalla regia. Okay. La regia fanno dei segni. Dalla regia ci dicono che siamo degli idioti. Perché siamo veramente degli idioti. È molto tardi. È vero. Quindi, per favore, non seguite più giocolato perché siamo degli idioti. Ok, questo è uguale. Mamma mia, perché non ci sono miniature? E anche questo è anche questo. Carte. Quindi ogni giocatore ha il suo colore. O le taglie, ah no, le carte. Già messe nel sacchetto. Sulle carte non ho problemi, so come vanno usate. Quindi. E sai anche dove metterle adesso. E so anche dove metterle adesso. Comunque, queste qui che non ci piace, via. Vediamo questo per esempio. Eccolo qui. Allora, vediamo un po' di carte. 50-50. Allora, 50-50, questo è 60. Comunque mi sta facendo fare straordinario. Ok, carte che hanno illustrazioni simili alle tessere che abbiamo visto precedentemente, ci sono anche i pollici di Facebook, però al contrario. Sono di anti-Facebook. Se tu non lo so, è tipo non mi piace, non so cosa. Vabbè, oppure giri la carta e guarda, stavo. Vabbè, non. Vabbè, non vogliamo sapere, non lo vogliamo sapere. Attenzione, perché c'è del nudo anche in questo gioco. Cioè, si gioca una caviglia nuda. No, 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 questa qui. Cioè, no, questa è nuda, è nuda, ragazzi. E questo è per i 14 anni. È 14 in più. È proprio per quella carta. E ciechi sappiamo come sono dal punto di vista, sono molto libertini. Questo qua mi ricorda invece un personaggio lovecraftiano in un cartone Disney, potrei dire altrimenti. Qui hanno messo un ragno, vorrei far vedere questa carta che è molto interessante, non so se dalla regia riescono a rinquadrarla. E abbiamo un ragno dentro una vaschetta per pesci rossi. I ciechi hanno anche delle... E tra l'altro è un ragno sferico perché galleggia nell'aria, non si capisce. Cioè, è un ragno uccello del pesce. Sì, magari un adesivo sopra la cosa, tu vai a pensare. Ah, no? È vero. Però questo c'è scritto in un solo pet, giustamente. Sì. Allora, chi piace. Poi abbiamo, vedo qua, personaggi, insomma, c'è roba. Ok, c'è roba. Mettiamo qua e votare. I ciechi. I ciechi ci vanno di sacchettini. Ci sono anche, per i passionati del legno. Oh, siete contentini, lo so voi, German. Chissà quante statistiche. Noia fatta in legno, guarda qui, mamma mia. Cosa stai dicendo? Guarda che bellini che sono. Ma cos'è? Cioè, sono delle. Hai presente quelle che metti i post-it, come si chiama, le bacheche? Solo che gli hanno tolto la puntina di legno. Questi sono, guarda, sono dentro tipo zio Paperone. Sì. Esattamente. Buonasera, signori. No, dai. Questo qui è la pietra, perché ho il segnalino del primo gioco. Sì, poi ci sarà la torba e il resto. Non credo, Luca. No. Cos'è? Scusa, questa qui non è. Cioè, vabbè, è un segnalino, adesso non. Non vogliamo sapere, noi stiamo improvvisando. Chiediamo scusa a chiunque. Quando ci giocheremo faremo una recensione. Questa non è una recensione. Non è una recensione. Se non c'è scritto recensione sul titolo sopra, non è una recensione. Mi raccomando. Ok, vorrei. No, perché facciamo veramente fatica a comunicare questo dato. Ci terrei sentire. È meglio, okay. Sempre meglio. Bene, detto questo. Detto questo, abbiamo aperto tutto, direi che abbiamo finito. Attenzione. E dalla scienza. Io. Fortuna. Rock di entusiasmo. Cioè, in due minuti sei riusciti a far cadere quattro cose, a disfare un gioco. Ed è storta. E devi mettere la schiacciata.
Siamo sobri anche se... Sì, siamo stemmi. Siamo questo qui... Stemmi, scusa. Dai, tu bevi. Allora, questo qua è The Prodigal Club. E con questo grazie. Grazie a Dio è finito. Meno male.